Raga, vi spiego, oltre alla gente forte di ieri si è aggiunta altra gente forte. Io dovevo essere reperibile al telefono, ma è arrivato da poco il messaggio che posso ritenermi un uomo libero, quindi ora si gira. Grazie. Seconda giornata di riding in quel di questa volta siamo a Viola Saint Gr. Viola Saint Gr. Ecco lì tutto il gruppo di pro e Sam Short a parte. Dovresti andare davanti. Esco, posso ritenermi un elfo libero. Dai, dai, non prendiamoci per il culo. Perché tutti fermi? Perché fanno le linee sbagliate. Prego, prego. Sembra decisamente più di a cosa qua. Aia, linee sbagliate. Ma che cazzo? Figa, perché ho riconosciuto il sasso all'ultimo, stavo droppando nell'erba. Non alta. Che tosta. Figa, sì, poi da fare tutta. Porco di cazzo. Oh shit! Dobbiamo aspettare Maschenzo? Guanti? No, non mi aspettano. E vabbè. Figa che giornata. Ho tirato una giornata che nella quinta mi chiudevo fronni. Oggi la pista è da durare. Mi ho fermato perché pensavo fossi sgolato. Oggi la pista è veramente d'arresto. Sì. Ci va troppo forte oggi. Ah, non ho capito ste linee cambiate. Ma come mai sto giro? Non è di là la pista. Oh, però. C'è da farsi malissimo qua. Puttana, che bello. No, Lori, il cazzo. Provare a fare il primo giro di tre lui. No, no, non se ne parla nemmeno. Sei passato troppo forte. Dici che è in crisi. Sono andato in crisi. Oggi la pista è da farsi male davvero. Però è quello del bello. Non condivido, però va bene. Entusiasmo autolesionistico. Faccio finta di essere un pro anch'io. Poi c'è il buco dopo. Ma curvare su così non si riesce per passare poi che, sopra. Quello che diceva Mirko. La velocità a cui vado io tranquillo. Mi vedo già scivolare giù contro l'albero io in pieno. Io non capisco Lori come fa a passare su sta qua. Beh, probabilmente è passato da un'altra parte, ma non si è riuscito a spiegare. Come prima, dov'è il bagno in fondo a destra? Era dall'altra parte sinistra. Mostrami la tua andatura al galoppo. Prego. Non prendiamoci per il culo, dai. Sono in un hangover terrificante. Porco di... Oh, fail. Dai, l'ho rischiata. La ricordavo più liscia nel 2021. Thank you.
seguo io a te. No, ma non so dove andare. Sì, no. Porco di là. Prego, you first. Porco di gà. In Sicilia abbiamo detto con cappe e facciamo una kill. Bisogna far sembrare le cose facili. Però lui vince, quindi non gli puoi dire un cazzo. Faccio un toboga tiratissimo. Sì, dai. Oh, he's good. No, just to pass. Oh, ce la faccio proprio. Prego, 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 andate, andate, andate. Te capè che fai? Fai finta. Suicide, suicide! Poi sdu, no? Che c'è un angelo che ti copre? Non hai neanche idea di dove stai saltando. Fermati e guarda dove stai atterrando. No, perché sennò poi non lo faccio più. No, poi sdu, no? Porco. No. Ah. Vabbè, ma va di là da sola. Il mio toboga di sì, prima. Quello ci stava. Era stiloso. Beccato il mio, eh. Suicide, suicide. Oh. Figa. Ma che cazzo dici? È stato tra la mia testa e la mia manopola. Ho visto le foto. Ho tirato il suicide meno controllato della mia vita. Minchia. Daddy mi ha dato un cono di compressione, quindi non c'è più quella merda di Acros. Raga, è un'altra cristo di bici. Thank you.
Questo qua ho paura a saltare là dietro. Ma cosa faccio? L'ho fatto atterrando corto usando il canale come atterraggio. Andare là c'ho un po' paura. Cioè per fermarmi dopo dico. Una stronzata. No però non farmi questo. Occhio. Faccio Lori. Oh. Ti fa il premo? Sì, non è difficile. Però arrivi dentro a fuoco. Poi dopo. Sembra che vanno tutti forte quando sei fermo. Relatività di Einstein. Ma che birra. Vado! Oh, dove cazzo è andato? È atterrato in curva? È qui! No, figa, io sono arrivato lentissimo. Beh, c'aveva il superché. Guardate che architettura strana. Sembra tipo una mega Alphite.